Sono profondamente addolorato per la tragedia che ha colpito la Colombia, dove una gigantesca valanga di fango causata da pioggia torrenziale ha investito la città di Mocoa, provocando numerosi morti e feriti. Prego per le vittime, assicuro la mia e vostra vicinanza a quanti piangono la scomparsa dei propri cari. Ringrazio tutti coloro che si stanno adoperando per prestare soccorso. Non buone notizie, continuano a giungere notizie di sanguinosi scontri armati nella regione del Kasai della Repubblica Democratica del Congo. Scontri che stanno provocando vittime e sfollamenti e che colpiscono anche persone e proprietà della Chiesa, chiese, ospedali, scuole. Assicuro la mia vicinanza a questa nazione ed esorto tutti a pregare per la pace affinché il cuore degli artefici di tali crimini non rimangano schiavi dell'odio e della violenza, che sempre odio e violenza distruggono. Inoltre, seguo con viva attenzione quanto sta avvenendo in Venezuela e in Paraguay. Prego per quelle popolazioni a me tanto care e invito tutti a perseverare senza stancarsi, evitando ogni violenza nella ricerca di soluzioni politiche.